Dal 24 al 27 settembre farà tap a Teno per tre giorni hashtag insieme per gli SDG, la campagna di sensibilizzazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile promossa dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale. Incontri e attività che saranno realizzati in collaborazione con l'Università di Teramo, la Diocesi di Teramo Atri, collaboratori didattici per bambine, bambini e studenti a cura di Save the Children Italia. Un momento importantissimo per la nostra città. Un... Uh, città che comunque parteciperà insieme ad altre città italiane, uh, quattro città italiane, a questo percorso di attuazione del progetto Insieme per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile per l'Agenda 2030, uh, che si è data a questi 17 obiettivi che sono fondamentali intanto in questo momento storico per costruire le basi per l'uscita dalla pandemia, ma più in generale per trasmettere la cultura della sostenibilità, la cultura dell'uguaglianza, la cultura della tutela dell'ambiente, la cultura relativa alla realizzazione di un, di un mondo migliore, un mondo più giusto. Abbiamo visto la pandemia che cosa ha determinato, ci ha colpito tutti indistintamente, senza, senza confini. Ecco, eh, ripartire dalle città, e Teramo, una delle città italiane scelte per l'avvio di questo progetto, è un orgoglio e anche un'occasione straordinaria dal 24 al 27 settembre con la settimana dell'alimentazione che ci consentirà di essere punto di riferimento internazionale eh, su un tema che peraltro è fondamentale per, per la nostra città. E mettiamo in campo questo partenariato eh, in sinergia ovviamente con gli altri enti, con il Ministero per gli affari esteri con l'università, con, eh, con la curia e con tante altre associazioni che hanno al centro, che mettono al centro la, la tutela della, della persona. Beh, la cooperazione è fondamentale perché il, è, integra la dimensione esterna dell'Agenda 2030. Per, per molti paesi il raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile non sarebbe possibile se non fossero accompagnati da altri paesi, proprio in base a quel principio di partenariato che è una delle 5 P che caratterizzano l'Agenda 2030. Noi lavoriamo come cooperazione italiana, lavoriamo con 22 paesi prioritari, è un, è un rapporto... L'Agenda 2030 ha, ha cambiato come impostazione rispetto al passato. Prima si parlava molto di eh, paese donatore, paese beneficiario. Con l'Agenda 2030 sappiamo che siamo tutti paesi partner. In generale cerchiamo di eh, definire con ogni singolo paese partner quale è l'esigenza maggiore di, eh, di lavoro, di, coll di, di, di collaborazione. Tutto questo avviene anche in un quadro di coordinamento del lavoro tra i 27 paesi dell'Unione Europea e della Commissione Europea, coordinamento che spesso avviene proprio a livello locale perché è a livello del paese partner che possiamo capire quali sono le esigenze e come dividere il lavoro tra tutti i donatori, per usare ancora una volta una vecchia formulazione. Insomma, quindi questo direi che è l'obiettivo della cooperazione e dello sviluppo.